La divisione dei ruoli fra politica e magistratura e il rispetto degli equilibri fra poteri nel messaggio del vicepresidente del CSM Legnini a Chieti per il 25 aprile. A Taranta Peligna, al sacrario della Brigata Maiella, l'ultima tappa del cammino del Sentiero della Libertà, all'Aquila celebrazioni in una città imbiancata, manifestazioni in tutta la regione. Prosegue il nostro viaggio lungo la linea Gustav, Civitella, Messer Raimondo, una chiesa ricorda le battaglie del 43 e il sacrificio di tanti giovanissimi partigiani. E al sacrario della Brigata Maiella di Taranta Peligna, stamane in 500 hanno iniziato l'ultima tappa del cammino lungo il Sentiero della Libertà. Ezio Cerasi. Ogni pietra di questa montagna parla del sacrificio dei nostri eroi che hanno donato la nostra vita, hanno donato la loro vita per la nostra libertà e per i nostri diritti. Fiocchi di neve sui valori della resistenza, oggi come allora tra le montagne della Maiella, il sogno di essere di nuovo liberi, oltre la linea Gustav, da Sulmona a Casoli, con Antonio Cicerone che dà voce ai ricordi di suo padre Roberto, protagonista tra le 43 e 44 dell'assistenza umanitaria a partigiani, soldati e prigionieri in fuga lungo il Sentiero della Libertà. I giovani di oggi come allora sulle orme della storia, nell'ultima tappa fino a Casoli, nel versante controllato dalle forze alleate, per non dimenticare. All'epoca la facevano non in 3 giorni ma in 20 ore e addirittura con 80 centimetri di neve. In una traversata da 100 che sono partiti ne arrivarono solo 40. E la linea Gustav c'è anche oggi e sono i muri che vogliono costruire in Europa per limitare la libertà non solo dei cittadini europei ma anche di chi proveniente da zone di guerra vuole raggiungere una propria libertà. Buon cammino a tutti! Grazie. Via!